Conte unirà finalmente l'Italia dopo 50 anni di chiacchiere, di tempo e di soldi spesi, creerà 100.000 posti di lavoro, soprattutto per giovani siciliani e calabresi che di lavoro hanno voglia, fame e diritto, ripulirà l'ambiente, il mare, l'aria, e sarà un'opportunità per le imprese di tutta Italia, oltre che l'indicazione di quanto l'ingegneria italiana, i lavoratori italiani, gli operai italiani siano i migliori al mondo. Quindi, Ministro, ma non si è capito ancora quanto costerà questo ponte? Al massimo 13,5 miliardi, c'è indicato nel DEF, quella è una quota massima, conto che possa costare molto di meno, e a lavori fatti costerà meno della metà di quanto gli italiani hanno pagato il reddito di cittadinanza, con la differenza che il reddito di cittadinanza non lascia traccia. Questo è qualcosa che verrà usato da milioni di italiani, di turisti, di camionisti, di pendolari, di medici, di avvocati, di lavoratori, di impiegati. Quindi l'obiettivo dell'apertura cantieri estate 2024 è l'obiettivo che mi sono dato. Oggi è una giornata importante perché nascerà la società Stretto di Messina, che avrà l'onore di portare a termine quella che sarà l'opera più green di questo secolo. Senta, lei ha detto che per 50 anni si è parlato di ponte e non si è mai realizzato. Adesso perché noi dobbiamo credere che si realizzerà? Perché 50 anni fa magari non c'erano tutte le condizioni necessarie. Oggi sì, oggi noi stiamo spendendo 20 miliardi in Sicilia e in Calabria per potenziare le strade, le autostrade e le ferrovie. Quindi il ponte è un completamento di un investimento che non c'è mai stato così importante, così potente in Sicilia e in Calabria. Quindi quelli che dicono ma il ponte da solo non serve, noi stiamo intervenendo sulla Palermo-Catania-Messina e sulla Salerno-Reggio Calabria, quindi il ponte è un anello di congiunzione fondamentale. Gran parte del denaro sarà pubblico, evidentemente, giustamente, ma io sono convinto che nei prossimi anni arriveranno tanti investitori privati dall'Italia e sicuramente anche dall'estero, che sono interessati a quella che sarà un'opera straordinaria. I critici dicono che non ha eguali al mondo, è vero, non ha eguali al mondo, come la cupola del Brunelleschi, non ha eguali al mondo, e gli italiani sono bravi perché fanno cose che nel mondo poi ci copiano. Cosa risponde agli ambientalisti che dicono no per ragioni ambientali, a chi dice che è antieconomico, a chi dice che non ha ricadute sociali favorevoli e positive per questi territori? Alle 30 persone che ci sono fuori rispondono alcuni milioni di italiani. Il lavoro sarà vero, sarà tanto e sarà per il territorio, e se non ci saranno più migliaia di traghetti che vanno avanti e indietro a inquinare il mare, ma ci saranno treni che viaggiano e non inquinano, è chiaro ed evidente che ci saranno meno emissioni in acqua e in aria. Stanno i tecnici valutando in quanto si concretizzerà questo risparmio ambientale. Sarà un'opera straordinaria, unica, copiata, ammirata, visitata. Ho sentito che alcuni imprenditori messinesi chiedono di poterla valorizzare anche turisticamente. È un'idea assolutamente interessante, perché salire in cima alle torri ad ammirare il bello dello stretto della Sicilia e della Calabria penso sarà un'emozione che in tanti vorranno provare. Oggi c'è stato di più sul controllo della Corte dei Conti sul PNRR. Oggi Provenzano, l'ex ministro dell'intervista, dice che questo governo sta mostrando il suo conto peggiore dell'estrema destra. Ma abbiamo fatto esattamente quello che hanno fatto Conte e Draghi. Cioè, o erano distratti quando la stessa cosa veniva fatta da Conte e Draghi e loro erano al governo, oppure hanno cambiato idea. Detto questo, a me interessa spendere bene, spendere tutti i soldi del PNRR, e tutti gli organi dello Stato devono remare nella stessa direzione. Sarà importante il ruolo di controllo della Corte dei Conti, così come gli altri organismi di controllo. Nessun conflitto, si lavora bene, si tira dritto. Ministro, la Palermo-Catania-Messina non sarà per una linea ad alta velocità, la stanno costruendo, ma permetterà di viaggiare a 200 km orari massimo. Sicuramente viaggerà più veloce di quanto non viaggino adesso i siciliani. Però è un controsenso, considerando che si viaggiava a 200 anche negli anni 70. Ma il mio obiettivo è modernizzare le ferrovie, le strade e le autostrade in Sicilia, cosa che non si è fatta per 50 anni. Io sono qua da 7 mesi, il ponte servirà ad accelerare tutto il resto. Quindi, se si potrà andare più velocemente in treno anche in Sicilia, c'è la volontà del governo di adeguarla. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io voglio che l'alta velocità unisca il paese. E io ascolto sempre anche con interesse chi contesta, basta che sappia di che cosa sta parlando. Perché se chi contesta dice che non si creerà lavoro,
falso, se chi contesta dice che non si aiuterà l'ambiente, falso, se poi la contestazione è perché gli uccellini non potranno migrare tranquillamente, l'uccellino non è scemo, se c'è di fronte un ponte migra o più in su o più in giù, quindi parliamo di cose serie. Io penso che il ponte sarà la più grande operazione antimafia di questi 50 anni, perché laddove c'è lavoro, laddove c'è speranza, laddove c'è fiducia, soprattutto per i giovani, la mafia e l'andrangheta non attecchiscono. Quindi è una grande operazione antimafia di cui sono orgoglioso operaio.